Basta amarsi. Basta amarsi. Ecco, proprio così. Ma qui dov'è l'amore? Dov'è? Qui c'è solo schifo, orrore, fango e pena. Dammi uno schiaffo, te lo chiedo in ginocchio. Andiamo, è così che un essere umano incontra un altro essere umano. Dammi uno schiaffo, dammi uno schiaffo. È così che noi amiamo il nostro prossimo come amiamo noi stessi. Dammi uno schiaffo, Lisa, ti prego. Dammi uno schiaffo. Non riuscirai mai a pagarlo, Lisa. La tua padrona ti tiene all'ascia finché i clienti non ne vorranno più sapere di te. Lisa, dammi uno schiaffo. E finirai in un'altra casa, poi in un'altra. Dammi uno schiaffo, Lisa, ti prego, dammi uno schiaffo. E lei era completamente ubriaca, tutta scarmigliata, completamente nuda, aveva il corpo coperto di lividi. Ti pago 10 rubli per uno schiaffo, Lisa. In questo fango, perché? Perché? Dammi uno schiaffo, Lisa, dammi uno schiaffo. Perché? Perché mi nutrono bene, mangio i dolci, bevo il caffè e ho dei bei vestiti, chiaro? Dammi uno schiaffo, dammi uno schiaffo, dammi uno schiaffo. Ah! Grazie. Ma non puoi andartene, t'ho comprata per 2 ore, lo capisci? Che per 2 ore sei una cosa mia! Tu eri il mio straccio da calpestare! Perché salvarti, Lisa? Perché salvarti? Perché sei bella, perché sei giovane! E che mi importa se non capisci niente di quello che ti sto dicendo? Sono venuta qui per amarla. E che mi importa se in quella casa o in piazza Senna io morirai o no? Per una donna, proprio nell'amore, e solo nell'amore, era chiusa la risurrezione e la salvezza. Che mi importa se la tua bara sarà coperta di fango? Da ogni perdizione, la mia, la sua. Anche oggi, sapete, ho commesso la mia quotidiana mostruosa porcheria con quella poveretta. Siamo talmente disavvezzi alla vita vera che consideriamo la vita vera come se fosse una cosa ripugnante. Avete visto come piangeva? Com'è faticoso vivere. Basta amarsi. Dovunque, che fuori di noi. Basta amare, tutto finto, una recita. Che cos'è ora la vita? Lisa! Lisa! Dove si trova ora la vita? Lisa! Come si chiama ora la vita? Addio. Addio Lisa, addio. E quando vedo il filmato su Memoria del Sottosuolo resto affascinato da una cosa banalissima, da un particolare, magari cretino, la neve. Quanto era bella quella neve, vera o quasi vera. Erano 3 nevi diverse per fare la neve. Sale. Poi... un materiale che si usa per i pannolini Pampers dei bambini, assorbente per fare la palla di neve, e che è anche il materiale che viene usato al cinema per fare la palla di neve, e poi un altro materiale che è usato per fare la neve, quando uno ci cammina sopra fa il rumore della neve, e l'hanno inventato a Hollywood per fare la neve. Caro sarà costato tutto carissimo, costa carissimo perché si usa per il cinema, e anche questo materiale che ci metti l'acqua, fai così e fai una palla, da sotto sembra neve, ed è lo stesso materiale che si usa per i pannoloni, per i pannolini dei bambini, dei vecchi. Mi promette di dire una sola battuta per ognuno di questi spettacoli, una reazione, una parola, magari facciamo questo gioco. Memoria dal sottosuolo. Memoria dal sottosuolo è... Dostoevskij è il mio preferito, d'altra parte. L'avaro? L'avaro... è il più grande spettacolo di Molière che sia mai stato fatto nel mondo. Sa perché? No. Perché la cassetta, invece di stare sottoterra, stava lassù. E non l'ha mai fatto nessuno. Dio Mammona? In quel senso là? Proprio così. Ah, ci sono arrivato. Un po' di neuroni. È il più bello spettacolo di Molière che sia mai stato fatto. Perché è forse l'ultimo. Chi ha paura di Virginia Woolf? È lo spettacolo che ha l'immagine che corrisponde di più al mondo di oggi. L'immagine di quello spettacolo è ancora... gli spettacoli invecchiano da un anno all'altro,
ma l'immagine di quello spettacolo è straordinaria. Il pubblico naturalmente queste cose non può capire, perché il teatro per il pubblico è una stanza, un divano, un canapè, quelli che si alzano. Ma per l'immagine di quello spettacolo, quale dettaglio in particolare? Tutto, tutto, no? dalla macchina insabbiata, interrata, dal crollo di questo mondo occidentale rappresentato da quelle insegne di mondo, di festa, e dove questa festa finisce con questi due vecchi coniugi, due uomini che però alla fine finalmente ammettono di aver paura, guardano la loro vita in televisione, lo so, non vivono più, è vero. La loro vita la vedono, quello, non sanno più parlarsi, si dialogano, cioè addirittura parlano attraverso la televisione, le loro parole, quello che dovrebbero dirsi lo demandano a una fiction televisiva.